ti basta più buttare i miei soldi dalla finestra. Sai cos'è quello? Il Nolde? No, tesoro, quello non è affatto il mio Nolde, è soltanto una copia. E di questo devo ringraziare te. Credevi fossi così stupido da non capirlo. Dov'è l'originale? Non lo so, non c'è. Stavolta hai superato il limite, tesoro. Non mi faccio fregare in questo modo. E picchiami, forza. È questo che ti piace, no? No, smettila. Ho dovuto vendere il quadro, Jan. Mi stavano ricattando. Ma falla finita, chi vuoi prendere in giro? Sono stufo delle tue bugie, hai capito? Una volta per tutte, ora basta. Ti prego, amore, mi devi credere, è vero. No, ferma. Basta, smettila. Non lo farò mai più. Ti giuro, mai più. Ti prometto che cercherò di cambiare. Ti prego, credimi, amore, credimi. Andrò a farmi curare in Inghilterra. Oddio. Oddio. Ma cosa mi hai fatto diventare? No, smettila. Ora devo andare da Sophie. Allora, fai il bravo adesso. Continueremo più tardi, eh? Resta qui. Ma non ti accorgi che sei ridicolo? Chiamava Tatiana Lippens. Chi è stata a trovare il corpo? La sorella, Sophie Van Vessing, ci ha chiamati lei. Sta aspettando lassù. Buongiorno. Biglar, squadra omicidi. Mi rendo conto che questo deve essere stato uno shock per lei, ma sono costretto a porle alcune domande. Chieda pure. Lei ha idea del perché sua sorella fosse qui nel parco? Sa dove stava andando? Sì. Stava venendo a casa mia. Ah. Avevamo appuntamento alle 9, ma non è arrivata. Dopo un po' ho telefonato a casa sua e non ha risposto nessuno. E allora ho deciso di avvisare la polizia. E poi stamattina è uscita a cercarla seguendo lo stesso percorso. Tatiana non rispettava mai gli orari. Ma se è così, come mai ieri sera si è rivolta subito alla polizia? Perché ero preoccupata per lei. Da un po' di tempo litigava spesso con suo marito. E lui la picchiava. Era terrorizzata, forse voleva vedermi per questo. Per parlarne con me. Ma perché è passata per il parco? Io le avevo detto che era pericoloso. Ora torni a casa e si calmi. Se avrò altre domande da porle, la chiamerò io. Agente, accompagni la signora a casa. La terremo informata. Allora, che le ha detto il medico legale sull'ora del decesso? Era morta da 6 ore. Il rigor mortis era già subentrato. Dopo l'autopsia non sapremo di più. Tracce di violenza carnale sul corpo? No, niente. E neppure di rapina si può parlare. La borsetta era chiusa e la donna era carica di gioielli. Allora al colpevole non erano i soldi che mancavano.
E con questo la concorrenza è fuori gioco. Ridurremo gli interessi del 5% e porteremo la scadenza a 2 mesi in più. Mi sembrano condizioni molto rischiose. È un rischio minimo, l'azienda offre ottime garanzie e il suo volume d'affari è triplicato nell'ultimo anno. Leggete pure i tabulati. Una partnership vincente, signori. Ottimo lavoro, Libras. Congratulazioni. Sì? Chiedo scusa, signor Lippens. Un certo commissario Biglar chiede di lei. Sono occupato. La previsione sull'utile è di circa 22 milioni, al netto ovviamente. Ecco, e ora passiamo ai dettagli. Insomma, che cos'altro c'è? Accidenti. Vogliate scusarmi, è questione di un attimo. Che diavolo vuole? Non vede che sono occupato? È una questione urgente. Va bene, 2 minuti però. Ma non potremmo andare nel suo ufficio? Allora, di che si tratta? Signor Lippens, devo darle una notizia molto triste, purtroppo. E cioè? Ecco, sua moglie questa notte ha subito un'aggressione. Figuriamoci, certo. Vedo che la cosa non la sorprende, come mai? Mia moglie non fa le cose a metà. Negli ultimi tempi c'erano state spesso delle liti fra voi. Anche ieri sera? No, un momento. Sta dicendo che Tatiana è morta. Credevo l'avesse capito. Cos'è, un interrogatorio? Se vuole chiamarlo così. Sua moglie era stata picchiata. Il corpo presenta una serie di ematomi e lividi che fanno supporre fosse stata ripetutamente colpita prima del delitto. Non ho mai picchiato mia moglie. E perché aveva paura di lei? Non aveva affatto paura di me. Ora mi lasci solo, se ne vada. Lei dove si trovava fra le 9 e le 10 di ieri sera? Come dove? A casa mia. Può provarlo? Non dirò più una parola se non in presenza del mio legale. Coraggio. Lo chiami, che cosa aspetta? No, verremo insieme alla centrale. Adesso non posso, ho da fare. No. Se esige la presenza di un avvocato per rispondere alle mie domande, dovrà scomodarsi e chiamarlo subito. Chiami qui subito l'avvocato Frank. E avvisi i signori che la riunione è sospesa per una mezz'ora al massimo, va bene? E cosa ha da guardare fuori? Le piace il panorama? Senta, signor Lippens, badi che la sua arroganza comincia a darmi ai nervi. Sì. L'avvocato Frank è fuori studio attualmente. Grazie. L'avvocato non c'è. Rimanderemo il nostro colloquio a più tardi. Io ho di meglio da fare adesso. No, signor Lippens. Adesso lei dovrà venire con me. Da come stanno le cose, ho sufficienti elementi per dichiararla in arresto. Smetta, non può trattarmi come un delinquente. Buono. Ma quanto ci ha messo? Il tempo di arrivare. Comunque adesso sono qui. Com'è suo dovere? Chiariamo subito, signor Lippens. Io non sono un suo impiegato. Sì, sì, ma certo. Qual è l'accusa a suo carico? Dicono che ha ucciso mia moglie, se l'immagina. E lo trova così divertente? Tatiana era malata e mi faceva perdere il controllo, ma non per questo l'avrei uccisa. Come malata? Soffriva di qualcosa? Mania degli acquisti. Ah. Cosa intende esattamente? Non ho fatto che inseguire commesse di boutique negli ultimi anni perché mia moglie accumulava debiti. Lei capisce che cosa può significare per un uomo nella mia posizione. Le avevo tolto il libretto degli assegni e carte di credito, ma non è servito a nulla. Come li faceva gli acquisti senza assegni né carte di credito? Incantava i negozianti, era bravissima. 2 giorni fa aveva lasciato un conto di 15.000 marchi da Lamberti. Sa che vuol dire 15.000 marchi per 4 stracci in un solo pomeriggio? E ieri ci era tornata. Io li avevo anche avvertiti chiaramente di non darle più altra merce. Ma quell'idiota di Bowman ci è cascato di nuovo.
Lei riusciva a incantarli tutti. E chi sarebbe questo signor Bowman? Il direttore del reparto alta moda. Ed era già al corrente del fatto che lei non avrebbe saldato il conto? Ma certo, gliel'avevo detto. Ora dovrà metterci una pietra sopra a quei 100.000 marchi. Signor Lippens, lei non aveva mai pensato di affidare sua moglie alle cure di un medico, uno specialista? Certo, era stata seguita da uno psichiatra, il dottor Strela. 5 anni fa aveva avuto in cura anche mia cognata. Ma con Tatiana è riuscito a fare ben poco, anzi, era addirittura peggiorata. Anche se proprio ieri mi aveva promesso di farsi curare in Inghilterra. Per l'ennesima volta. Signor Lippens, mi racconti cosa è successo esattamente ieri sera? Cosa? Ah, sì. Abbiamo litigato. Insomma, non è stata una vera lite. Aveva fatto falsificare il mio Nolde. Aveva sostituito una copia scadente all'originale. Io l'ho notato immediatamente. Ero infuriato, è vero. Le ho dato uno schiaffo. Ma non l'avrei mai uccisa. E poi? Continui. Tatiana è uscita, dicendo che andava da Sophie e sua sorella. Io sono rimasto a casa. Ho bevuto qualcosa e poi ho preso la cuffia dello stereo e ho messo su un disco. E mi sono addormentato così. Ha qualche testimone? No. La domestica non c'era ieri sera. Lei ha detto che sua moglie si era fatta fare la copia di un quadro. Dove può aver conosciuto dei falsari in questo campo? Vorrei saperlo anch'io. Tatiana aveva la sua vita e anch'io ultimamente non ho pensato che al lavoro e poi non potevo fermarla. Io l'amavo così com'era. Comunque. Coraggio, venga, andiamo dal commissario. Forza. Osservi quelle foto. No, 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 no. Le osservi bene. Non posso. Ah, il grande banchiere comincia a perdere colpi. Andiamo, commissario, questo è un po' troppo. In base a quali prove ha proceduto all'arresto del mio cliente? La vittima è stata strangolata tra le 21 e le 21.30 e il suo cliente, nel lasso di tempo suddetto, non era in casa. La signora Van Wessing ha tentato inutilmente di rintracciarlo. Il mio cliente era in casa, ma nel lasso di tempo suddetto stava ascoltando musica attraverso una cuffia, per questo non ha sentito squillare il telefono. Mi dispiace, commissario, ma questo non basta a trattenerlo e lei lo sa bene. Ah, sì? Guardi queste fotografie. Li vede gli ematomi? Osservi bene. La donna è stata picchiata e la sorella afferma che questo avveniva spesso. Quella dannata strega. Cosa? Il mio cliente aveva litigato con la moglie prima che la donna uscisse di casa e nonostante questo non sia giusto, succede anche nelle migliori famiglie. E poi ha messo su un bel disco, ma guarda. A me il suo cliente ha detto che non picchiava la moglie. Comunque, nel parco c'erano delle orme e le abbiamo messe a confronto con quelle del suo cliente. È stato sul luogo del delitto, non c'è dubbio. Mi sembra ovvio. Fa quella strada praticamente ogni giorno, il parco giochi si trova esattamente di fronte a casa sua. Non dica sciocchezze, avvocato. Un banchiere che va a rotolarsi nel fango per fare un giro in giostra prima di cena? Ho aiutato un bambino, era caduto giù dallo scivolo. Ma che cos'è, una favola? Il suo cliente non ha alcun alibi. Aveva dei problemi con la moglie e come non bastasse la picchiava. Gli indizi raccolti dimostrano chiaramente che si trovava sul luogo del delitto, quindi per ora rimane qui. Schulz! Ma che significa? Vedrà che risolveremo tutto. Lo porti via. Ma non possono fare questo. Non ma io sono innocente. Giudice. Andiamo, coraggio. Mi levate di dosso. Avanti. Cerchi di fermarmi. Andiamo. Ma cos'è questo? Tranquillo. Lo stato di polizia. Non faccia ciò. Si metta le mani. Lasciatemi. Fermo. Fermo. Senti, devo parlarti. Non ora. Subito, invece. Sono venuta per questo, lo sai. Mi ascolti o no? Ora smettila, ho da fare. Lo vedo che hai da fare, ma si tratta di Tatiana, smettere, hai capito? Gente. Torna più tardi. No, mi devi ascoltare subito. Vuole una mano? E guarda che sì, grazie. Non sono io che ho qualcosa da fare. Cercavo una cosa carina per la mia ragazza. Ah, che misure ha? Dai, cammina. Più o meno le sue. Mi vuoi guardare in faccia? Senti, se non mi dai... Che ne dice di questa? Le piace? Ma è piantana. Forza, andiamo a vedere, va bene?
Non l'avrebbe in rosso? Allora? Cammina. Credo di sì. Dovrei vedere in magazzino. Va bene, l'aspetto. Faccia con comodo. Dove andava a trovarli i soldi, Tatiana? Non gridare, Elena. Le ho detto io di lasciare tutto in conto. Ma non potevi farlo. Questo negozio mica è tuo. Se si venisse a sapere una cosa simile, ti licenzierebbero in tronco. Cos'è, una minaccia? Chiamala come ti pare, va oh, bene? Oh, senti, se credi di poter fare come la tua amica, smettila, ti sbagli. Tieni perché giù le mi avete preso per il vostro latte? No, no, e lasciami magliare. Di un po', ma non ci senti? Lo so, forse ho esagerato. No, ha fatto benissimo. Lei mi ha salvato la vita. Infatti è il mio mestiere. Perché? Lei chi è? Permette? Joseph Matula, investigatore privato. Lei è un investigatore? Mm-hmm. E lei chi è? Elena Horn. Molto lieto. Anch'io, ma ho bisogno di un caffè. Ah, era qui. E c'è anche la sua ragazza. Lo vuole provare subito? No, guardi, quel tipo di rosso non mi piace. Ah. Andiamo? Sì. Grazie lo stesso. È una sua abitudine cacciarsi nei guai. No. Sto indagando su un caso di omicidio. Tatiana Lippens. L'avrà letto sui giornali, no? Mm. Che strana coincidenza. Non mi dirà che siamo colleghi. No. Tatiana e io eravamo amiche. La sua amica aveva svuotato quel negozio negli ultimi giorni. Sì, infatti. Grazie. Grazie mille. Eppure era già in debito con loro. Ma Bowman non le rifiutava niente. Il conto ormai era enorme. Rischiava il licenziamento, capisce che vuol dire? Che è stato costretto a ucciderla. Beh, cosa avrebbe risolto con la sua morte? Se c'è un ammanco in cassa, a questo punto salterà fuori comunque. Ma Tatiana doveva aver scoperto qualcosa su di lui. A me aveva detto che in quel negozio avrebbe avuto un conto aperto per tutta la vita. E come? Scusi, ma l'investigatore non è lei. Ecco Bowman. Si è già ripreso quel porco. Bene, sarà meglio che gli stia dietro. Ci vediamo. Aspetti, ma dove sta andando? Voglio venire anche. Lei ha già fatto fin troppo. Sì, ma c'è qualcosa che non gli ho ancora detto. Me la dirà al telefono, d'accordo? Non ho il suo numero. È scritto qui sopra, arrivederci. Sì, un momento, aspetti. Stia a sentire. Ecco, lo sapevo, è sparito. Chi è quello con la barba? Peter Ziegler. Un poveraccio. Lui dice di essere un artista. Quei due stanno sempre insieme. Un momento. Certo. Scusi. Voleva farle una sorpresa. Infatti, oggi è il suo compleanno, capisci? Ah, sì. Quanto costa questo gioiellino? 1200 marchi. Oh, una stupidaggine. E sulla sua amica non sfigurerebbe. Ne sono convinto. Le dispiace se lo lascio in conto? Oh, il direttore non c'è in questo momento. È una cosa che non posso decidere da sola. Il signor Bowman mi conosce. Posso chiamarlo per chiederglielo? Gli parlerò io stesso, dove posso rintracciarlo? Ora è a pranzo, all'Opern Café, credo. Quello qui dietro l'angolo? Sì. Allora, ci vado e gli dico di chiamarla, va bene? Certo. A più tardi. Va bene. Ah, senta, me lo incarti in un bel pacchetto con la carta dorata, Desidera qualcosa? Ah, sì, io cercavo il signor Ziegler. Non è mai qui a quest'ora, ti risparmi il disturbo. Ah, vuol dire che dovrò tornare più tardi. Grazie, eh.
Chiedo che il mio cliente venga rilasciato dietro cauzione. Gli indizi a suo carico non sono elementi sufficienti per prolungare il periodo di carcerazione. Il signor Lippens non ha mai commesso alcun reato e nulla suggerisce un eventuale pericolo di fuga o di occultamento di prove. Commissario, cosa ha da dire in proposito? Dalle deposizioni rilasciate dai suoi soci risulta che spesso l'accusato fosse stato coinvolto dalla moglie in situazioni imbarazzanti, tanto che la cosa era diventata di dominio pubblico. I suoi problemi coniugali cominciavano a pesare anche sul buon nome della banca, tant'è vero che tempo fa, in sede di consiglio, qualcuno aveva suggerito un'eventuale estromissione e a livello economico la situazione era grave. Ma questo è solo un ignobile pettegolezzo. Andiamo, commissario, questo le sembra un elemento di prova. Forse dovrei aggiungere ancora che il signor Lippens 2 mesi fa cercò di far internare la moglie con ricovero coatto in una clinica psichiatrica. Ma la richiesta, in seguito alla perizia effettuata dal medico curante, dottor Streller, gli venne... Tatiana era malata, volevo soltanto aiutarla. Lei voleva toglierla di mezzo, perché le stava rovinando la carriera. Ma non è vero! Commissario, la prego. Una perizia psichiatrica non può costituire un elemento di prova. E neppure i presunti problemi sociali e finanziari sono delle prove a carico. In questo caso lo sono. Il dottor Streller ha espresso un giudizio molto preciso che citerò testualmente. Il bisogno di autoaffermazione in campo sociale fa sì che il signor Lippens veda le esigenze di sua moglie come una minaccia per la propria stessa integrità. Ma queste sono tutte sciocchezze. Lei voleva liberarsi di sua moglie, non può negarlo più. Le conclusioni a cui è giunto il commissario Bigler sono prive del pur minimo fondamento concreto. L'accusato cosa da dire? Io amavo Tatiana, non sono un assassino. Al momento il mio cliente è impegnato nelle trattative per la conclusione di un affare che richiede assolutamente la sua presenza. La cauzione verrà saldata qualunque sia la cifra stabilita. Le opinioni espresse dal commissario Bigler e le prove indiziarie da lui fornite non mi danno altra scelta che respingere la richiesta di rilascio su cauzione. Stabilisco pertanto che l'ordine di carcerazione venga ulteriormente confermato. E andiamo, muoviti, fammi vedere questo nuovo Picasso, forza! Datti una calmata. Allora, non è una meraviglia? Sembra davvero autentico. Infatti, e quindi questa volta voglio una percentuale. Non sono più disposto ad accettare 5.000 marchi per settimane di lavoro. Il 50% chiamo la polizia. Ma sei impazzito? Questa roba vale al massimo 100.000 marchi. Mi hai già fregato una volta con quel Nolde. Il Picasso è una copia perfetta. Già, anche del Nolde dicevi lo stesso. E invece l'originale se l'è tenuto quella stupida oca. Voleva fregarti fin dall'inizio. A quella interessava svuotarti il negozio. E magari ha provato anche a farti mollare qualche spicciolo. È per questo che l'hai fatta fuori, non è vero? Di un po', ma sei impazzito davvero? Io non c'entro niente con quel delitto. Attento a non perdere la testa di nuovo. Scusi per il disturbo. Ancora il maniaco della Gappier. Sta calmo, ti farai male. Me la paghi. E poi, maniaco della Gappier, non me lo faccio dire da nessuno. È chiaro? Che razza di lavoro. C'è nessuno? Ah, Helga, ancora lavora a quest'ora. Andiamo. È stato un certo Peter Ziegler a fare la copia di quel quadro. Ah, questo è da rifare. Torno subito. Il suo amico Bowman aveva un piano: vendere l'originale e usare il ricavato per coprire il famoso ammanco di cassa. Interessante. Ad ogni modo mi sono informato. Quel Nolde valeva 500.000 di marchi. Bowman ci ha guadagnato parecchio. Tatiana non gli ha mai consegnato l'originale. No, in questo momento... Voleva entrare anche lei nell'affare. Ma allora Bowman non l'ha uccisa, era la sua gallina dalle uova d'oro, perché eliminarla? Ma è chiaro, lo ha messo alle strette a tal punto che lui ha perso la testa. Ziegler ha appena finito la copia di un Picasso. Quelli hanno parecchio da nascondere. Ah... D'accordo, ma ora vado da Streller. Voglio proprio conoscerlo, questo mago della psiche. Benvenuto nel mio regno. Molto lieto, Streller. Un regno affascinante, piacere, Frank.
Lei si intende di orchidee? Ah, piacevoli creature. Non posso dire di capirne molto, ma sembra uno studio degno di interesse. Vorrei parlare con lei di una sua paziente, la signora Tatiana Lippens. Bifrenaria arisonia. Vede le venature labiali color porpora? Non sembrano una bocca femminile appena schiusa? La povera Tatiana Lippens era come questa orchidea. Selvaggia, esotica, raffinata. Sembra davvero una pianta molto affascinante. Oh, ma lei non sarà qui per parlare di botanica. Le spiace se continua a lavorare? Prego, faccia pure, dottor Streller. Lei sa che il signor Lippens è accusato del delitto? Sì, un commissario è venuto da me. Che orribile fine, non è vero? Come mai, nonostante la sua terapia fosse fallita, lei si era dichiarato sfavorevole ad un ricovero coatto della paziente in una clinica psichiatrica? Non è un controsenso? La mia terapia non era affatto fallita. Eravamo anzi pronti a scardinare la sintomatologia nevrotica. È un rapporto di fiducia. In questi casi giova la terapia molto più di un banale psicofarmaco. La signora Lippens era ossessionata dagli acquisti, una sorta di dipendenza, e dalle droghe è difficile liberarsi a parole. Droga? È una parola grossa. Era l'indifferenza del marito a spingere la povera Tatiana a cercare un compenso in quel modo. E separarsi semplicemente dal marito non sarebbe stata una soluzione migliore? Se ne avesse avuto il coraggio. Sa che quell'uomo la picchiava? Il signor Lippens non è mai stato in cura da lei, vero? No, si era rifiutato di seguire la terapia congiuntamente alla moglie, cosa che ha ostacolato il processo di guarigione. Insomma, lei era una specie di strizza cervelli di famiglia. Anche la sorella della signora Lippens, a quanto ne so, era stata in cura da lei 5 anni fa. L'aveva guarita? Sì, da un complesso di colpa. Entrambe le sorelle erano tendenti a forme ossessive, ma non voglio annoiarla. La signora Lippens si era messa in contatto con un centro terapeutico, lo sapeva? Certo. Era andata da un inglese che predica la teoria comportamentale. E con mio grande dispiacere aveva interrotto la terapia. Schifosissimi parassiti. E perché aveva interrotto la terapia? Facendo un altro paragone col mondo vegetale, aveva sviluppato un germoglio epifita. Aveva sviluppato cosa? Non la seguo, dottore, si spieghi meglio. Perché riesca un'analisi, il transfer deve essere completo. E il paziente, cioè Tatiana, fa di tutto per evitare il confronto diretto. Cambiare analista vuol dire ricominciare da zero, cioè allontanarsi dalla radice del problema. Ciao. Ciao. Ero da queste parti e ho pensato di venire a salutare il mio eroe. Come va? Bene, sì. Veramente ero a letto. Ah, non fare complimenti. Carino qui. Già, ma vorrei poter trovare di meglio. Opla! Ma che bel materasso. Trovi? Di un po' stai cercando lo spazzolino? Ti vuoi stabilire qui? No, voglio mostrarti una cosa. Cos'è questa roba? Era a casa di Tatiana. La governante sta mettendo in ordine le sue cose. Il libro era mio e anche la foto gliel'avevo regalata. Ah, l'ha trovato. Non è più sexy di quello di stamattina? Sì, forse. Vuoi che me lo metta? Non sono molto in forma stasera. Beviamo qualcosa? Ho soltanto della birra in casa. Va bene. Quelli che bevono dalla bottiglia mi stanno simpatici. Finalmente una cosa decente. Lo champagne mi esce dalle orecchie. E Bowman l'hai steso poi? Come ti esprimi? Non sono un eroe da fumetti. Scusa, se uno fa l'investigatore deve essere in gamba, no? A proposito, non avevi da raccontarmi una cosa stamattina? Bowman pedinava Tatiana. La sua auto era sempre sotto casa dei Lippens. Anche la sera del delitto. Me l'ha detto la governante. Perché nessuno ha informato di questo alla polizia? Tatiana ci scherzava sopra. Voleva tenere Bowman sulle spine. Sì, ma adesso il marito si trova in un bel guaio per questo. Lo so. Certo, Jan la trattava da cane. E lei non faceva che provocarlo.
Ucciderla. Sono tutte sciocchezze. Quella non farebbe male a una mosca. La sorella, Sophie Van Vechtling, che tipo è? Per carità. È una con la puzza sotto il naso. E guai a pestarle i piedi. È campionessa di karate. Tatiana era attaccata a lei. Ma Sophie non l'ha mai perdonata. Perdonata? Come sarebbe perdonata? Devi sapere che Sophie stava con Jan qualche anno fa. Poi una sera gli ha presentato la bella sorellina e... chiuso. Perciò Sophie ce l'ha tanto con lui. Salute. Salute. Sì, cosa vuole? Piacere, Matula. Sono un investigatore privato. Sto indagando sul caso Lippes. Ho già detto tutto alla polizia, se ne vada. Ma che bella casa. Chiamo il commissario Biglar se non esce immediatamente di qui, chiaro? Ah, prego, si accomodi. A proposito, lo saluti da parte mia. Chic, veramente. Niente male, proprio quello che cerco. E l'altra stanza? Ah. Io la denuncio, ha capito? Prego, prego, faccia pure con comodo. Questa foto a quando risale? A prima che Tatiana le soffiasse il fidanzato? Adesso basta. Ma era solo una domanda innocente. Non credevo che quest'argomento la turbasse tanto. Senti, mi presti la tua bici per 10 minuti? Ti do 10 marchi. Scherza, ma se me ne dà 50 gliela regalo. A me bastano 10 minuti e di marchi te ne darò 20. Grazie. Però da un'occhiata alla mia macchina, d'accordo? Va bene. Non ce la faccio più. Calma. Non perdere il controllo, cara. C'è un ficcanaso che mi sta alle costole. Ho dovuto seminarlo. Non ci pensare. Ci sono qua io. Ti aiuterò come ho fatto quando Jan ti abbandonò. Sono il tuo medico, tesoro. Vieni di là che ti faccio un massaggio. Fermi adesso. Allora, lo riconosce? Potrei vedere il numero 3 più da vicino. Numero 3, si avvicini al vetro. Potrei vederlo di profilo ora. Numero 3, si volti di lato, per favore. Sì. È proprio lui, ne sono sicurissima. È l'uomo che è venuto in negozio mentre servivo la signora Lippens. Grazie. Cosa spera di ottenere con tutto questo? E ci fu una lite fra i due. Sì, lui la trascinò fuori per i capelli, povera donna. E più tardi la signora Lippens tornò a ritirare i suoi acquisti. Disse che non dovevo preoccuparmi perché suo marito faceva spesso così. Grazie mille. Può andare. Arrivederci. 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 Arrivederci.
Lei vuole rovinarlo a tutti i costi, vero? C'è in ballo un omicidio, avvocato Frank. Le scorrettezze commesse dal mio cliente nei confronti della moglie non vengono messe in dubbio da nessuno. Ma fra questo e un omicidio c'è una certa differenza. La psicologia non è il suo forte, avvocato. Dagli esami di laboratorio risulta che sul foulard della vittima erano presenti fibre dell'abito indossato dal suo cliente. Fibre? Ma allora lei si attacca proprio a tutto. È naturale che sia così. Erano sposati, abitavano insieme. Non mi chiami più qui a perdere tempo. Arrivederci. Ah, un'altra cosa, avvocato. Dica al suo segugio che può tornarsene a cuccia. Boma oggi si è costituito. Sarà indagato per truffa, ma non è un reato che riguarda la squadra omicidi. Quindi lo lasci in pace, d'accordo? Se permette, lo decido io cosa devo fare o non fare. Purtroppo i pantaloni sono rovinati. È stato impossibile smacchiarli. La signora Van Wessling ha deciso di abbandonare il karate per dedicarsi alla lotta nel fango. Allora non si può rimediare. Se le ho detto che i pantaloni sono rovinati è perché lo sono. 12,90. Finalmente. Bowman è andato a costituirsi. È solo una manovra diversiva. La sera del delitto la sua auto era parcheggiata sotto casa dei Lippens. Come fai a saperlo? Me l'ha detto Elena Horn, era un'amica di Tatiana. E desidera aiutarmi a risolvere il caso. Effettivamente mi aveva lasciato perplesso questa mossa di Bowman. A questo punto mi lavorerò il pittore. Non sembrava molto disponibile verso di me. Bene, cerca di usare le maniere gentili, mi raccomando. E con la Van Wessling com'è andata? Sono i suoi pantaloni, portati in lavanderia 2 giorni fa. Vedi le macchie? Era uscita la sera del delitto e a quanto pare era anche caduta nel fango. Ti suggerisce qualcosa? Come hai fatto a procurarti quei pantaloni? Vuoi che un investigatore sveli i suoi segreti? Dovremmo far analizzare quelle macchie. La donna ora è da Strehler e ha una grande paura. Inoltre sapeva che strada avrebbe fatto la sorella quella sera. Se le fosse andata incontro? La sua rivale è morta e il suo ex fidanzato rovinato. L'avrebbe fatto solo per vendetta. Scusi per il disordine, avvocato. Ma la signora Sophie mi ha chiesto di fare un inventario delle cose della povera signora. Ha intenzione di rivendere i suoi abiti. E questo Nolde da dove spunta fuori? Lo ha trovato qui? Sì, era lì, in fondo all'armadio. Le posso offrire un caffè, avvocato? No, grazie. Ricorda cosa accadde la sera del delitto prima che lei uscisse? La signora Lippens tornò a casa intorno alle 7. Aveva con sé 2 grosse buste e le portò di là in salone. Io ero già pronta per uscire, avevo la serata libera. Comunque al commissario l'ho già detto. E fuori c'era per caso l'auto del signor Bowman? Sì, accompagnava spesso la signora a casa, ma non credevo fosse importante. E uscendo non ha notato se il signor Bowman fosse già andato via? No, non ci ho fatto caso. È disposta a ripetere tutto questo in tribunale? Se può aiutare il signor Lippens. Grazie mille. Questo è il colmo, che faccia tosta. Se è un piedi piatti mi faccia vedere il mandato di perquisizione. Frena i bollori, non sono un piedi piatti. Allora amico. Fuori. Sì, fra un secondo. Bowman ha vuotato il sacco, sai. Secondo me la polizia verrà presto a contemplare la tua bella collezione di quadri falsi. Cosa? Sì, sì, ti sei scelto un bel compare, devo dire. E scommetto che non ci penserà 2 volte prima di affibbiarti anche l'omicidio. Quel porco. Questa me la paga, sai. Io con l'omicidio non c'entro. Ma guarda. Certo, lui con quella Lippens aveva provato a guadagnarci sopra. Ma lei non si è mica fatta fregare, non era una povera idiota come me. Quindi Bowman non ha avuto l'originale e si è vendicato uccidendola. Certo, ha perso la testa. La sera del delitto era venuto da me a dirmi che col Picasso dovevo sbrigarmi perché gli servivano soldi. E subito. Sembrava molto agitato. A che ora è venuto? Saranno state 10:30, credo. Ho lavorato al quadro tutta la notte. Bene, allora, auguri. E grazie. Fa sparire questa roba. A proposito, io mi rivolgerei a un'altra ditta per le serrature, se fossi in te. Idiota.
Piacere, signora Van Wesley. Mi chiamo Frank, sono l'avvocato del signor Lippens. Ho bisogno di parlarle, è possibile? Non capisco di cosa. Questa palestra è davvero magnifica. Mi viene quasi voglia di provare ad allenarmi un po' anch'io. Non è certo qui per questo, cosa vuole da me? Suppongo non sia molto piacevole perdere l'uomo che si ama per colpa della propria sorella, vero? Questo non riguarda certo lei. Chiunque al suo posto avrebbe provato gelosia e un certo risentimento. Ma stia zitto, non intendo parlare di questo con lei. Il dottor Strehler all'epoca del fatto l'aiutò a superare la crisi e la liberò da un pesante complesso di colpa. Le dispiace dirmi da cosa era provocato? Non dissi a mia sorella di stare in guardia da Ian. Ah, ma andiamo. Se era innamorata di lui e forse lo ama ancora. Adesso se ne vada. D'accordo, allora ricominciamo da capo. Cosa fece la sera del delitto non vedendo sua sorella? Chiamai la polizia per denunciarne la scomparsa. Solo per un semplice ritardo. Lei ha detto che sua sorella non era mai puntuale. Come mai era tanto certa che si trovava in pericolo? Ho già detto quello che sapevo. Signora, per favore, suo cognato è accusato di omicidio. Tatiana mi aveva confessato che aveva paura di lui. Ma se la situazione era così grave, perché non le è andata incontro quella sera? Non vado sola nel parco. Ecco. Sono i pantaloni che portò a lavare il giorno successivo al delitto e il fango che li ha macchiati proviene proprio dal parco. Lei andò incontro a sua sorella quella sera. E va bene, sì. Le sono andata incontro, ma non l'ho trovata. Poi sono caduta e sono tornata a casa, ho paura del buio. Perché non ha detto alla polizia di essere uscita a cercare sua sorella quando ne ha denunciato la scomparsa? Ma non avrebbe cambiato nulla. E come mai in seguito alla morte di sua sorella ha ripreso dopo 5 anni la terapia con il dottor Strehler? Questo riguarda la mia vita privata. No, no, un momento, questo è alquanto discutibile, sa? Nessun medico in tribunale è tenuto al segreto professionale. Uh-huh. Ma che bel ritratto. Ma di chi parli? Beh, del tuo no di certo. Elena ha lasciato qui la sua roba, così ha una scusa per tornare e far fuori un'altra cassa di birra. È anche colta, legge Anais Nin, roba che scotta. Ma è il libro che aveva dato in prestito a Tatiana. Corda che hai un'età, vacci piano, eh. Io devo andare, grazie del caffè, era pessimo come sempre. Ti regalerò una bella macchinetta per l'espresso a Natale. L'hai detto anche l'anno scorso e sono ancora qui che aspetto. Ciao. Fin dal primo istante l'incontro era stato un sottile gioco di seduzione. Pronto, Elena? Sì. Ciao, sono Joseph. Come Ciao. Stai? Bellissimo. Ti manco. Sei libera? Come il vento, tesoro. Vieni da me. Va bene, fatti bella. Arrivo. Elena! Il tuo Sherlock Holmes è qua! Ciao, finalmente. C'è una festa. Ma sei davvero uno splendore. Grazie. Non potremmo parlare un po' da soli? Sì, in cucina. Ecco la tua borsa, c'è dentro tutto. A parte la tua foto, l'ho sistemata sulla mia scrivania. Senti un po', le hai sottolineate tu alcune frasi di questo libro? No, deve essere stata Tatiana. E per tenerlo in mio potere gli lascio credere che l'analisi metterà fine a quella che lui ritiene una pulsione masochista nei confronti di mio marito. È sedotto da me, incapace di riflettere ormai, lo sto ingannando. Ma che strano. A chi si riferisce? Al suo psichiatra? Uh-huh. Anais Nin era la sua amante. Letteratura contemporanea, primo anno. Uh-huh.
E perché Tatiana aveva sottolineato quel brano? Fra lei e Streller c'era una storia? Non lo so. Quel vecchio pazzo comunque ce l'aveva a morte con Jan. Forse era solo geloso. Questo me lo regali? Certo. Così mi farà pensare un po' a te. Accidenti. Ora basta con le indagini. I miei amici sono ansiosi di conoscere un vero segugio in carne ed ossa. Sì, ma stasera non sono in vena. Ti prego. Va bene. Ciao. Ciao. Sera. Grazie. Ha scoperto qualcosa? Buongiorno, signor Lippens. Buongiorno. Prego, si accomodi. Se io lavorassi con questa lentezza, ma almeno mi porti un cellulare per la miseria. Senta, io mi rendo conto di come lei debba sentirsi, ma la prego di evitare questo tono con me. Io sto impazzendo, non lo capisce? Sono venuto per farle alcune domande su sua cognata. Su Sophie? Sì. Come reagì quando lei le disse che l'avrebbe lasciata? Come reagì? Con la massima calma. Sperava in una crisi passeggera, ma poi ha capito che amavo davvero Tatiana. E allora è diventata aggressiva, mi si è messa contro. Diceva che trascuravo mia moglie, che avevo mandato Tatiana da Streller solo per scaricarmela di dosso, che non sapevo proteggerla. Ha detto addirittura che era colpa mia se Tatiana era stata aggredita. Come? Scusi, ma di che parla? Tatiana era già stata aggredita nel parco, quasi nello stesso posto. E poi fu trovato il colpevole? No, aveva il viso coperto, le ha solo strappato la borsa. E questo lei me lo viene a dire soltanto adesso. Ah, ti stai facendo una cultura. Leggi un po'. Qui? Sì. Le sottolineature sono di Tatiana Lippens. Questo brano è interessante, leggi un po'. E poiché mi hai reso schiavo e quindi abbandonato, sarai punita, piccola puttana. Chi parla è lo psichiatra di Anais Nin, ma questo lo sanno tutti, sono cose che si studiano al primo anno. Vedo che questa Elena ti sta insegnando molto. Questa frase non è sottolineata, però. No, perché sembrava assurda allora. Tatiana era convinta di potersi liberare facilmente di Streller, ma lui non poteva stare al gioco, era succube di lei. Oh, un conto è una fantasia erotica e un conto è metterla in pratica. Comunque, è una teoria interessante. Mm-hmm. Trovami le prove. Sì, ho già un'idea. E signor Matula? Sì. Prego, si accomodi pure. Mille grazie di avermi ricevuto subito, dottore. L'avvocato Frank è un suo amico? Sì, mi ha consigliato lui di rivolgermi a lei. Bene, allora mi esponga il suo problema. Come si manifesta? Ecco, insomma, da un po' di tempo mi sento sempre stanco. Non c'è nulla che mi interessi. A volte faccio fatica anche ad alzarmi. Si direbbe l'inizio di una fase depressiva. Venga. Prima di tutto vorrei farle un elettroencefalogramma per escludere eventuali cause organiche. Non viene? È necessario? Stia tranquillo, non sarà doloroso. Che cosa sarebbe? È un test orientativo in seguito ai risultati del quale analizzeremo i possibili disturbi. Ecco, possiamo procedere. Sì, vede. Veramente non mi sento tutti i giorni così. Ora, ad esempio, sto bene. Beh, allora non le posso essere d'aiuto. Provi a tornare quando riappariranno i sintomi. Senz'altro, dottore. Appena mi sentirò stanco. Arrivederci. Nemmeno un secondo dopo che era uscito, il dottore ha telefonato a Sophie. Le intercettazioni telefoniche sono proibite. Hai commesso un'infrazione, Joseph. Va bene, ma quando c'è in ballo una questione di giustizia, il fine giustifica i mezzi, non ti pare? Non necessariamente. Su, sentiamo. Sophie? Ti senti meglio, cara? Vuoi venire un po' qui da me? Non ce la faccio. Eppure eri riuscita a trovare un equilibrio col mio aiuto. Posso aiutarti anche stavolta, te lo devo. E l'aggressione a Tatiana ormai è acqua passata, o mi sbaglio, cara? Cosa vuoi dire? Tu vuoi riavere Jan. Ti ho già spiegato in che consiste la coazione a ripetere in presenza di fantasie ossessive. Ora la conclusione più ovvia sarà che tu hai eliminato tua sorella, nella realtà questa volta. Sei un porco.
Sei sicuro che non si fosse accorto del microfono? Al 100%. Oh mio Dio. Sophie Van Wesselig aveva già cercato di uccidere la sorella una volta. Il solo a conoscenza della cosa è il dottor Streller. E Sophie lo sa bene. Forse la baronessa merita una visita. Cancella la cassetta. Ma certo, avvocato. Cosa volete? Buonasera, possiamo entrare? È questione di un minuto. Veramente stavo uscendo. A quanto pare la disturbiamo sempre nel momento sbagliato. Già. Accomodatevi. Grazie. Sua sorella aveva già subito un'aggressione 5 anni fa. E proprio nello stesso parco. Era da poco fidanzata con Jan Lippens, non è così? Sì, infatti. Quella volta fu lei ad aggredire Tatiana. E poi andò in cura dal dottor Streller perché il complesso di colpa non le dava tregua. Non le permetto di ficcare il naso nella mia vita privata. Lei aveva un buon motivo per odiare Tatiana. Sedetevi, prego. Torno fra un istante. Vado a fare un caffè. Vi spiegherò tutto. Ma prima consulterò il mio analista, scusate. Sta uscendo. Tu qua. Già fregato. Sì, sta calmo. Forza, apri la porta. Apri la porta, e come? E come, apri? La responsabilità è tua, sei tu l'avvocato. Stia calmo, dottore. Ha avuto fortuna, è solo una ferita di striscio. Riesce ad alzarsi? Coraggio. Ha cercato di aggredirmi, voleva uccidermi. E lui è stato più veloce di me. Basta con le menzogne. È finita, hai capito o no? Adesso dirò tutto, chiaro. Tu hai ucciso Tatiana. Era come un'orchidea, vero, dottor Streller? Selvaggia, esotica, raffinata. Sì, mi assomigliava. Era la sola donna davvero alla mia altezza. Finché lei, dottore, non ha deciso di punirla. L'ha gettata nel fango come un'orchidea recisa. Ma perché? Era diventata una pianta velenosa, ha cercato di strappare via le sue radici. Ma non credo che lei possa capire. Sì, invece. Tatiana voleva liberarsi di lei. E lei non gliel'ha permesso. Senza di me sarebbe appassita. Andiamo, si muova, dottore. Jan, ti prego, perdonami. È vero, vi odiavo, ma era perché allora odiavo me stessa. Anch'io ho commesso degli errori. Jan, per favore, ascolta. Quella sera ero uscita a cercarla e quando sono arrivata nel parco Tatiana era già morta. Accanto c'era Streller. L'aveva uccisa. Gli sono saltata addosso, ma lui mi ha gettata a terra. E mi ha minacciata, ha detto che se l'avessi tradito avrebbe accusato me. Lui sapeva che odiavo Tatiana un tempo e che una volta avevo cercato di ucciderla. Streller si è servito del suo potere per volgere la situazione a proprio favore. Tutti avrebbero creduto più alle dichiarazioni dello psichiatra che a quelle della paziente. Una mente raffinata. Volevo ucciderlo. Tatiana era diversa da me, otteneva sempre tutto quello che voleva. Gli altri per lei erano giocattoli.
Ian, resta con me, ti prego. Bene, signor Bigler. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo? Sì.